Questo programma è offerto da L'anno che sta arrivando, tra un anno passerà, diceva Lucio Dalla. Prepariamoci ad un 2021 che si preannuncia ricco di emozioni e speriamo anche di qualche soddisfazione dopo aver salutato un 2020 agrodolce dal punto di vista sportivo, amarissimo dal punto di vista di vita quotidiana. E quali sono i buoni propositi per questo nuovo anno? Beh, caro Avellino, tu lo sai, noi ti vogliamo bene e non vogliamo metterti in pressione. Però se potessi chiudere nei piani alti di classifica sarebbe, come dire, una gioia per tutti noi. E se poi per piani alti tu potessi cortesemente intendere il terzo o addirittura il secondo posto, facendo la corsa su un Bari che ti ha maltrattato, ma che, caro Avellino, se possiamo essere franchi, non ci ha mica impressionati più di tanto. E poi, caro Lupo, se potessimo avanzare qualche altra richiesta, sempre senza esagerare, vorremmo innanzitutto vederti incutere timore su tutti i campi, come era una volta, te lo ricordi? Siamo sicuri che anche tu soffri di nostalgia quando nella mente ti tornano le sfide storiche. Tu ci dirai, Avellino, che oggi la tua società fa invidia a molti e che di questi tempi un anno fa eravamo con l'acqua alla gola. Ma noi vogliamo spronarti a fare di più, sempre di più, e sappiamo che ogni tanto un po' forse esageriamo. Sarà il grande amore che i tifosi provano per te, sarà che siamo stanchi di vederti umiliato, stracciato e calpestato. Sempre Dalla diceva: vedi, caro amico, cosa ti scrivo e ti dico, e come sono contento di essere qui in questo momento. Eh sì, perché nel 2021 c'è la sensazione che si tornerà a respirare aria di alta classifica, di partite tanto attese, di farfalle nello stomaco prima di un big match e di progetti che forse prima erano solamente illusioni. E allora ci tocca, Avellino, chiudere come abbiamo aperto questa copertina, sempre con le parole del grande Dalla: io mi sto preparando, e questa la novità. È la prima puntata del 2021 di Contatto Sport, cominciamo con i migliori auspici, speriamo di cominciare bene, speriamo che l'Avellino possa cominciare altrettanto bene sabato 9 gennaio sul campo del Teramo. Buonasera e ben ritrovati, buonasera e ben ritrovato, e cominciamo bene, mi benissimo, raccomando, benissimo, Leonardo D'Avenia. Benissimo, benissimo, ciao Pellegrino, buonasera, ben ritrovato, è iniziato un nuovo anno, bellissima anche la copertina, quel tocco di Dalla, poi tu l'hai usato e ne abbiamo giovato un po' tutti, così come ne gioviamo un po' tutti nel ritrovare anche nel 2021. Come abbiamo detto, no? Tra le cose da mantenere rispetto al 2020, cosa manteniamo? Contatto Sport, e quindi manteniamo anche il sorriso, per fortuna caramellato stasera, in tema di epifania, mi verrebbe da dire, della nostra Alessandra Vaccaro. Ciao Ale. Ma grazie, mi fate commuovere come sempre. Tra l'altro ho avuto anche paura che mi mandaste a casa con questo 2021. No. Poi hai azzeccato anche il vestito e stasera di outfit state attenti. Sì, ne vedremo delle belle stasera. Com'è andato Capodanno, Leo? Beh, molto bene. A te com'è andato, Pel? Capodanno? Bene, insomma, per quello che abbiamo potuto fare. Vabbè, mai peggio, come si dice. Mai peggio. A te, Ale? Bene, sono stata a casa con i miei affetti più cari, con mia mamma, mio padre, mio fratello, il mio nonnino, eravamo meno di 6, giustamente. Abbiamo fatto il cenone e questo ritrovo con gli affetti mi ha fatto tirare un po' un sospiro di sollievo dopo
un 2020 molto faticoso, ed è stato faticoso per tutti, anche per i giocatori dell'Avellino, per lo staff, per l'allenatore, e infatti spero davvero che questo ricongiungimento con le famiglie anche da parte dei tesserati dell'Avellino possa portare bene nel 2021, e spero che tutti tornano in campo con un pizzico di speranza in più. Ti è piaciuto il messaggio? Beh, molto più poetico. Tra l'altro mi è venuto in mente, Capodanno c'era già il calciomercato, quindi mi sono interessato. Non hai fatto passare neanche un secondo nel 2021, subito così. Tra l'altro arrivano già i complimenti per la copertina. Grazie. Da Gianmario Jodir Dello Russo, e visto che ne arriveranno tantissimi, immagino, di complimenti per la copertina e non solo, ci prendiamo la pausa per il Super Spot. Piace Super Spot? Spot Break. Spot Break. Spot Break. Super Spot è molto più sport. Spot Break. Bentornata, signora Francesca. Come possiamo aiutarla? Sii Energia. Per noi siete persone, non numeri. Tu è di Contatto Sport con noi, Dino Manganiello, per parlare non solo di calciomercato, ma di tanto altro. Buonasera, Dino. Ciao, ciao a tutti, grazie per l'invito, ciao. E invece il secondo ospite, do soltanto un'anticipazione, perché è stato il giocatore più utilizzato da Braglia finora, però lo vediamo attraverso la scheda di chi si tratta. L'età è solo un numero, dicono, e Simone Ciancio lo dimostra. Classe 1987, a 33 anni il terzino destro dell'Avellino, eppure, coi suoi numeri, scalza i più giovani. È stato l'unico giocatore dell'Avellino ad aver giocato 14 partite di campionato su 16, totalizzando 1245 minuti di gioco. Simone è stato il giocatore della rosa biancoverde maggiormente utilizzato da Braglia nella prima parte della stagione, e lo sarà anche nella seconda, a giudicare dai piani dell'Avellino. Corre, corre tanto. Forse non ha concretizzato abbastanza finora, ma c'è tutto il girone di ritorno per farlo. E prima di pensare al futuro, diamo un occhio al passato di una delle garanzie della difesa biancoverde. Inizia la sua carriera nel settore giovanile della Sampdoria. Nella stagione 2007-2008 viene aggregato alla prima squadra. L'anno successivo va in prestito al Pizzighettone. Da lì in poi, Alessandria, Cittadella, Juve Stabia, Cosenza, Lecce, Catania e Carrarese. Dal 2012 al 2014 ha militato in Serie B, indossando le maglie di Cittadella e Juve Stabia. Nella stagione 2017-2018 ha traghettato il Lecce dalla Lega Pro alla Serie B. Quest'anno approda ad Avellino. L'età è un numero, è vero, ma a giudicare dai successi in carriera, l'esperienza si vede e si sente in campo. Buonasera a Simone Ciancio. Buonasera, grazie per l'invito. Penso che ti sei ritrovato un po' in tutto quello che è stato detto nella scheda, e soprattutto una garanzia per quanto riguarda il settore difensivo. Sì, diciamo, mi è piaciuta, l'età non è... Però va bene, dai, no, sì, mi trovo bene con soprattutto col mister, con i suoi, col modulo che stiamo facendo, e speriamo di fare sempre meglio. Simone, tra l'altro tu ti sarai ricongiunto sicuramente con i tuoi affetti, e ritorni quindi con una speranza in più, nel senso che è vero, la prima parte di campionato è stata molto positiva, poi c'è stato un po' un blackout generale, e poi sembra che l'ultima giornata sia tutto tornato al posto giusto. È vera questa sensazione? Allora, diciamo che io sono arrivato che il ritiro era già iniziato, ed eravamo ancora pochi quando sono arrivato io, quindi già l'inizio non era dei migliori. Però da quando abbiamo iniziato il campionato abbiamo subito macinato bene, nel senso che siamo andati a Viterbo, abbiamo fatto una buona partita, un ottimo risultato, e poi da lì sono usciti grossi risultati. E poi purtroppo il mese di ottobre... Facciamo così, perché io adoro, a dir la verità, i calciatori che hanno... Che parlano! Come te, che parlano. Che parlano. Però
conserviamo qualcosa perché abbiamo un momento dedicato abbiamo fatto 5 momenti che ci stava già bruciando, Quindi, però, vabbè. Tutto questo era per dire cosa ti aspetti da questo 2021, lo vedi positivo? Lo spero tanto per tutti noi, dai. Ok, si sono ritrovati? Sì, sì. Dino, l'abbiamo chiusa piuttosto bene, voglio dire, almeno dal punto di vista della classifica con la vittoria sulla Vimonese, e la riapriamo, tra l'altro oggi riapre il calciomercato, abbiamo la seconda parte dedicata, e la riapriamo con i migliori auspici, con un Avellino che si rafforzerà, con un Avellino che andrà a giocarsela in quello che è un big match con il Teramo, mini preparazione fisica per ripartire, un Avellino 2.0 diciamo. Sì, ovviamente sabato sarà una partita importante, fermo restando che ne mancano ancora 20 alla fine del campionato, almeno della stagione regolare, però è certo che ci si confronta con una delle squadre che ha pari punti, quindi di conseguenza classifica alla mano è una partita importante, una partita che però nasconde tante incognite, come sappiamo, perché come sempre la ripresa è tutto un punto interrogativo, bisogna sperare e augurarsi che i ragazzi ci arrivino nel modo migliore e magari augurarsi che il Teramo ci arrivi allo stesso modo con cui ha finito la stagione, visto che ha fatto un mini ciclo sicuramente non positivo, se ricordo bene, tipo 4 punti in 6 partite, 4 pareggi, sì, una roba del genere. Quindi, però è una partita importante che bisogna vedere come ci arriva l'Avellino a 360 gradi, senza anticipare nulla, però sappiamo bene, avendo ascoltato dichiarazioni importanti, che si sta tentando di arrivare a quella partita già con qualche innesto in più, e quindi nel caso sarà già la prima occasione per sondare il terreno e per capire di che pasta sono fatti i nuovi ragazzi che arriveranno per dare una mano. Nelle more mettiamoci che ci sono anche tanti altri punti interrogativi, perché sostanzialmente, però forse immagino che ci arriveremo quando parleremo di mercato, quelli che sono gli obiettivi dell'Avellino aprono il campo a un ventaglio di ipotesi tattiche. Quindi cominceremo con la prima verifica tattica appunto a Teramo. Tra l'altro Simone, che rientrerà dalla squalifica, no? Proprio a Teramo, sarà molto in parte in causa di questi, se vogliamo, stravolgimenti ipotetici dal punto di vista dell'assetto tattico, perché lui è un giocatore molto eclettico. Ricordo la prima intervista che mi sa che facemmo a Sturno durante il ritiro, che ci dicesti che il tuo ruolo preferito, diciamo così, è quarto a destra come terzino sostanzialmente in una difesa a 4, però si adatta quinto in mediana, si adatta addirittura terzo di difesa con la difesa a 3, quindi immagino che se ci sarà da sballottarti qua e là, insomma, ti troveremo pronto. Provato anche come mezzala destra. Sì, per uno spezzone di... Allora, abbiamo 5 momenti, hai ricostruito. Sì, abbiamo provato un po' a fotografare i 5 momenti di questa seconda parte di 2020, e con l'ausilio della regia, che ringraziamo, Emanuele Angheloni e Vittorio Terranova, chiediamo ad entrambi i nostri ospiti in studio un po' questi momenti. Simone, indubbiamente questo è un tampone, uno dei tanti che avete fatto nel corso di questa... abbiamo fatto e che continuiamo a fare, purtroppo. Speriamo che questo 2021 porti via questo virus, perché non ce la facciamo veramente più. Però è così, bisogna fare per stare sicuri, per dar sicurezza soprattutto ai nostri cari, e bisogna farlo, lo facciamo. Tra l'altro tu sei stato uno dei primi del gruppo squadra, se non ricordo male. Sono arrivato dopo una settimana, l'ho preso subito, però io secondo me era un falso positivo, perché per fortuna non ho avuto sintomi, e all'epoca era ancora 15 giorni, dovevo stare fermo, ma dopo ho fatto il sierologico e non avevo neanche gli anticorpi, quindi ero un falso positivo. Simone, piccola parentesi prima di continuare con i tuoi meravigliosi momenti, ma quando un giocatore rientra dalla positività al Covid, io non so se tu hai avuto sintomi o meno, è davvero difficile poi approcciarsi di nuovo al campo? No, vabbè, difficile no. Io per fortuna, come ho detto prima, non avevo nessun sintomo, sentivo odori, gusti, sentivo tutto. Però difficile no, è difficile un po' la ripresa, come sempre, come adesso che sei stati 8 giorni, 9 giorni fermo, riprendere è sempre un po' faticoso.
soprattutto se stai chiuso in una stanza d'hotel come sono stato io a Sturno, i metri quadri erano quelli, quindi non potevi fare niente, invece se eri a casa almeno potevi allenarti, potevi fare qualcosa. Forse mentalmente, mentalmente è stato duro. C'è stato qualcuno del gruppo, che purtroppo ne abbiamo avuti di tanti, più di 10 assolutamente, che qualcuno che invece ha avuto un po' di sintomi, quantomeno quella ripresa l'ha accusata proprio da un punto di vista fisico, nel senso problemi respiratori? Fabio Tito, sappiamo che è stato proprio male, proprio faceva fatica a respirare, aveva male ai polmoni. E mentre Pasquale Pane ha avuto, adesso non mi ricordo, prima di per un mese, no, quello no, prima ancora, la prima volta che è stato, non sentiva odori e gusti, però sì, quando rientri in campo c'è sempre talmente tanta voglia di correre dietro quella palla che... Posso fare una domanda sulla questione tamponi e affini? Visto che si era parlato, almeno è stata una cosa buttata lì, poi magari sappiamo che adesso c'è sulla questione dei vaccini, no? Che ci sono categorie privilegiate, tra virgolette, nel senso che hanno la priorità. Tu ti sentiresti di dire che, insomma, voi vi sottoponete al tampone ogni 3-4 giorni, una roba del genere, che tra l'altro è anche una spesa per la società. Potrebbe essere un'idea quella di, almeno per voi professionisti, quella di, insomma, accedere al vaccino e risolvere, tra virgolette, questa questione? Sicuramente, che ne pensate? Sicuramente può essere una cosa positiva, però secondo me personalmente preferirei che lo facessero prima infermieri, medici e persone più a rischio. E poi ovviamente man mano si allarga. Simone, prima di passare al secondo momento, cosa ha rappresentato per voi il Covid? Mister Baglia tante volte nei post gara non ha trovato alibi, però ha descritto quella che era la situazione reale, cioè diceva: non riusciamo a preparare la partita, facciamo un 7 contro 7, un 8 contro 8, non troviamo alibi, però è molto molto difficile sia prepararle che poi giocarle. Per esempio col Catania eravate davvero pochissimi, con Fella che ha giocato a centrocampo, per dire. No, c'è stato, adesso non mi ricordo bene se era il mese di ottobre, novembre, quando eravamo proprio decimati, e giustamente il mister con 12-13 persone, poi sì, venivano 3 o 4 della Beretti, della Primavera, e, però cioè, puoi fare poco e niente, perché puoi fare, sì è vero, 7 contro 7, però la partita la domenica la devi sempre fare in 11 e prepararla bene. Ci sono stati momenti difficili che per fortuna, essendo un gruppo intelligente, siamo riusciti a superare abbastanza bene, dai. Problemi, Dino, che si sono palesati purtroppo questo della rosa corta, specialmente all'inizio, e quindi andiamo a vedere anche la seconda foto di questo, di questo racconto. Voglio ascoltare le due campane. Che ritiro è stato, Dino? Sotto tutti i punti di vista è stato un ritiro anomalo, diciamo anomalo, per non esagerare. Cioè, è stato il primo ritiro che abbiamo guardato dietro le grate, era sbirciato lì dietro, giusto per vedere, perché chiaramente per il protocollo non si poteva accedere al campo della zona rossa, diciamo, la zona sanificata. E poi è stato anche un ritiro particolare, perché come sappiamo, per una serie di motivi, le cui... diciamo risultanze ce le siamo anche portate dietro per una parte della stagione, se vogliamo, non ti voglio dire che sia andato un po' a rilento, però sostanzialmente c'è stato un ragionare in maniera ponderata sugli arrivi alla spicciolata che dovevano appunto raggiungere Sturno, che ha creato i presupposti per un ritiro anomalo. Ne ha anche accennato lui poco fa, no? Che le cose non erano rose e fiori perché erano in pochi. Sostanzialmente diciamo che è stata una primissima parte della stagione che per tanti motivi faceva presagire, non voglio dire disastri, questo no, però che sarebbe stata una stagione anomala, infatti lo è stata ampiamente, chiaramente soprattutto per il discorso del Covid. Ricordiamo tutti le poche conferenze che abbiamo fatto con le mascherine, c'è stata la prima volta un po' per tutti. Però ecco, quel discorso degli arrivi un po' scaglionati ha creato un po' di disfunzioni che hanno avuto un riverbero, diciamo, nella prima parte della stagione, mettiamola così. Però poi è chiaro che si va al passo e la cosa si supera. Chiaramente è stato il ritiro più strano della carriera, ma ampiamente. Ecco, Simone, voi avete avuto i primi arrivati, diciamo, a Sturno. Avete avuto grande fiducia nel progetto, nella società, perché immagino non sia facile, no, fare ritiro,
3-4 grandi, diciamo, di quelli che poi avrebbero fatto parte della prima squadra, e tanti ragazzi giovani della primavera. Avete avuto, insomma, sì, nel senso, vabbè, quando ti chiama il direttore di somma o il mister, è una garanzia, diciamo, dai, per queste categorie loro sono i top. Poi una piazza come Avellino è anche difficile rifiutarla, e quindi era una combo loro due più la piazza, che non potevi dire di no. Poi è vero, come abbiamo detto prima, nel senso, io sono arrivato a Sturno dopo 4 giorni, ho preso anche il Covid, 4-5 giorni ho preso il Covid, quindi non ho fatto proprio il ritiro neanche io, come parecchie persone, però è andata così, ci siamo rimboccati le maniche, perché dopo, durante l'anno, non fare il ritiro lo accusi, però dai, tutto sommato siamo lì, dai, possiamo ancora dire la nostra. Dopo le difficoltà del ritiro inizia il campionato. E iniziano altre di difficoltà. Iniziano altre difficoltà, ma per fortuna, almeno all'inizio, andiamo con la foto numero 3, l'Avellino inizia ad ingranare, soprattutto lontano dalle mura amiche. Questa è la trasferta di, ricordi Simone? I sediolini possono essere indicativi, forse. Questa è la trasferta di Palermo. Stavo alzando la mano, la so io. Io fin là non vedo, devo mettere bene gli occhiali. Palermo è stato il primo squillo che l'Avellino forse ha dato al campionato. Quella vittoria forse ha fatto capire realmente, ha fatto intravedere forse i margini di questa squadra. No, diciamo che quella trasferta lì è stata preparata bene, ma bene bene, durante la settimana, e siamo stati bravi noi a interpretarla. E Catania è una grossa squadra, una buona rosa, e li abbiamo messi sotto li abbiamo messi sotto per un buon tempo e mezzo, poi sono usciti un po' verso la fine, però il risultato parla chiaro, dai. Dino. Sì, no, la vittoria di Viterbo un po' fortunosa al 94esimo, una partita bruttina che, come spesso succede alla prima di campionato, però poi due colpi, perché io ci metterei anche quello di Foggia, sì, che è stata una partita giocata in maniera un po' diversa, con più grinta, più piglio. A Palermo abbiamo sfruttato, se vogliamo, anche un po' il momento un po' particolare della squadra rosanero, che anche lì era un po' in costruzione, un momento un po' particolare, mettiamolo così, però siamo stati bravi a sfruttare la circostanza anche a Foggia, mettendo in mostra quelle che sono delle qualità che poi si sono espresse in alcune partite, e soprattutto al cospetto di determinati avversari che ci facevano giocare in un certo modo. Perché io continuo a dire che a Palermo e anche a Foggia, contro squadre, guarda caso, in trasferta, contro squadre blasonate che cercavano comunque di fare la partita, negli spazi, quando questa squadra, l'Avellino, ha la possibilità di giocare di allungo, di strappo, di falcata, dico io, perché noi abbiamo tanta gente, anche lui, che gioca di falcata, cioè l'allungo, la falcata, che magari nello stretto trova un po' di difficoltà. E non è un caso che contro queste squadre fuori casa ci sono stati gli spazi e li abbiamo sfruttati a dovere. Poi chiaramente è capitato l'imponderabile, perché è cominciato il discorso del Covid, delle assenze, degli infortuni anche, e poi lì, insomma, è cambiato un po' tutto, e quelli che erano già probabilmente dei difetti congeniti, ovvero questa poca propensione alla rapidità in mezzo al campo, la difficoltà di giocare, di contrapporsi a squadre più rapide, svelte di gamba, si è acuita, si è accentuata, e allora sono nati i problemi, proprio perché avevamo anche problemi di formazione noi, quindi è diventato tutto più difficile. Il novembre nero. E c'è stata una partita che è stata un po' lo spartiacque, ha detto a più riprese. Che... La so, la Turris. Eccola, troppo preparato. Troppo preparato, Dino è troppo preparato. Matematico. Beh, forse è pure Simone, ce l'ha tutto. Anche perché Simone, quella partita... Il classico secchione. È preparato. Non sono preparato. Mai stato quello. La ricordiamo bene, perché l'Avellino era in vantaggio di due reti sulla Turris, era virtualmente prima in classifica, poi il blackout, da quel momento poi il campionato ha cominciato un po' a trovare delle insidie. Sì, diciamo che sono stati 5 minuti d'horror proprio, che ci possono stare, perché è stato un errore individuale e di Pasquale, che io che lo vedo durante gli allenamenti posso dire che
non ha mai fatto una roba del genere. L'ha dimostrato dopo. Sì, nel senso, non ha mai fatto un errore così, perché sai, in allenamento non sei concentrato come la partita, quindi può capitare che ti scivoli la palla. Però è capitato, è stato un errore, è stato... ci sta, nel calcio ci sta. Prima era stato espulso. È stato espulso Maniero, quello è più una roba... quella è più una roba di... che non ci sta, soprattutto da un ragazzo esperto come lui, lasciare la squadra in 10 non ci sta. Però ha pagato, gli abbiamo tirato le orecchie e sappiamo che non lo farà più. Ultimo momento. Ultimo aspetta, vediamo se Dino indovina anche l'ultimo momento. Non voglio proprio dirlo. Datemi un indizio. Ultimo momento, una delle ultime partite dell'anno. Agliaiai, Manganiello, non ha studiato. Però più che quello che è successo in campo, ultime, l'abbiamo immortalato con quello che è successo dopo, che ha fatto ben capire un po' il clima qui ad Avellino. Post Bari Avellino, i Lupi beccano 4 gol nel primo tempo al San Nicolo, risultato finale 4-1, al ritorno, Simone, trovate questa scritta. Giustamente, perché non siamo proprio entrati in... cioè, non è vero che non siamo entrati in campo, perché i primi 7-8 minuti, 10 minuti... Ma 14, fino a gol! Abbiamo giocato bene, abbiamo avuto anche un'occasione con D'Angelo di testa, che se la buttava dentro era tutta un'altra partita. E poi ci sono stati... 20 minuti di blackout più totale, proprio totale, di tutti, errori su errori che stranamente, cioè fortunatamente non facciamo, e diciamo anche così, dai, li abbiamo fatti tutti in una sola partita e ce li siamo giocati già tutti gli errori. Però quello che voglio chiederti è se questo striscione a qualcuno, diciamo forse ai più giovani, ha fatto capire, ha chiuso un cerchio a livello mentale, cioè, Avellino ragazzi, l'esigente è questa, da oggi abbiamo capito che è così. Sì, nel senso, forse a quelli un po' più giovani diciamo che l'hai intimoriti, però nel senso lo sapevi, nel senso se sei venuto a giocare ad Avellino la piazza lo sai com'è e ti va bene, cioè va bene anche a quelli che diciamo sono intimoriti, che non c'è il pubblico a vederla, perché qua se ci fosse il pubblico sarebbe tutta un'altra roba, e quindi da una parte ti danno, dall'altra ti possono anche togliere, quindi ora speriamo, nel senso di andare avanti come l'ultima, nel senso sperando di giocare anche un po' meglio e di portare a casa più punti possibili. Dino, tu te l'aspettavi una cosa del genere al ritorno da Bari, magari in viaggio da Bari verso Avellino, al rientro da quella trasferta, ti aspettavi qualcosina del genere? Assolutamente sì, anzi noi addirittura quasi la preannunciammo in diretta senza sapere nulla, chiaramente, però conoscendo quanto la partita fosse sentita e vedendo il modo in cui era stata persa, immaginavamo che ci poteva essere qualche reazione di qualche tipo, e in effetti è andata così. Però sostanzialmente bisogna dire che la partita di Bari è stata un po' particolare, perché anche se contrassegnata da questi errori individuali, è stato un po' un coacervo di situazioni che si sono create contemporaneamente, perché l'Avellino è andata a giocarsela, poi ce l'ha spiegato anche Braglia, no? Al contrario di come abbiamo affrontato la Ternana. Quindi la Ternana l'abbiamo aspettata, lì invece siamo andati a giocare con una linea altissima, quasi sulla metà campo, che ha pagato per il primo quarto d'ora, poi però mentalmente ma anche fisicamente. Ragazzi, noi quando abbiamo vinto l'ultima in casa, io ho visto loro stremati, sono crollati al triplice fischio, sia per la tensione, sia perché si veniva da 8 partite in 24 giorni con tutta questa serie di situazioni legate alle assenze, quindi allo stringere i denti, ad allenarti continuamente, senza mai un momento di pausa, mercoledì, domenica, e quella lì era la partita prima, quindi sostanzialmente la fatica già la si avvertiva sia mentale sia fisica. In più ci sono stati gli errori, in più c'era una squadra che non è che è l'ultima arrivata, con dei giocatori importanti, Marras ci ha fatto affettino lì sulla destra, e vabbè, quindi è andata così. Però per quei primi 14 minuti fanno capire che se queste circostanze fossero state alla pari, può darsi che la partita la si poteva quantomeno giocare in un'altra maniera.
Ecco, adesso dobbiamo chiudere la parentesi del bilancio, diciamo, del campionato. Vi chiedo, Dino, il gol più bello secondo te del 2020 qual è stato? Anche qui mi trovi. No, diciamo che io non mi Dai, è pronuncio, facile, ma abbiamo fatto una sorta di giochino anche con i nostri radioascoltatori a Radio Pensaci Punto tu, Simone, per e hanno votato. Anzi, facciamo così: loro hanno votato Fella. Visto che l'abbiamo visto prima, io voto il gol che hanno annullato a lui. Bravo, io avrei detto così. Anche io, quello che hanno di quelli regolari, diciamo? No, di quelli regolari, Fella ha fatto un Eurogol. Allora, noi l'abbiamo lanciato Bernardotto. Abbiamo lanciato il sondaggio che ci anticipate in regia. Abbiamo fatto il sondaggio la settimana scorsa tra quello di Parisi a gennaio 2020 contro la Vibonese, poi Palermo Avellino Fella, Maniera Avellino Catania e Avellino Catanzaro Fella. Bene, il popolo di ci troviamo, perché i primi due erano quelli, noi avevamo 65-25, quindi stiamo là. Col 67,4% votano il gol di Peppe Fella contro il Catanzaro. Possiamo vederlo allora? Ce l'abbiamo, lo facciamo vedere il gol di Fella contro il Catanzaro. Che me lo facevi tu un attimo. No, poi no, quando si potrà. Sera. Eccolo qua. A Calcetto li fa lui, è così. Grazie. Ma si parla sempre di Pellegrino Calcetto. Sì. Giuro, preoccupate, ve lo farò vedere. Giuro che non do un euro per farvi dire questa cosa. Allora, ecco qui, Fella, rovesciata e 1-0 dell'Avellino. Tra l'altro, Simone, anche tu avevi provato una rovesciata proprio a Foggia. Sì, a Foggia. Sì. Vedi, abbiamo anche questi colpi in rosa, Dino, eh? Sì, no, lui tra l'altro, quel gol che tra l'altro era regolare a Foggia, sì. Tra l'altro, uno scandalo non darglielo. Ne faccio uno all'anno, ma l'annullano pure. Quindi hai fatto bene a votarlo. Sì, no, ma lui lo meritava. Tra l'altro qui, Gabrielone e Bernardotto che... Sì, infatti c'è il lavoro di Bernardotto, poi Santaniello, poi un po' tutti gli attaccanti. Eccolo qua, Fella con la rovesciata. Che hai pensato lì, Simone? Bello. Ti vedo... Ma no, lui ce l'ha questi colpi in allenamento... Quindi eravamo abituati, ci ha abituato bene, ci ha abituato. Benissimo. Bellissimo. No, penso che anche quello che aveva detto Simone, quello di Bernardotto, molto bello, però penso che avrebbe preso il 10%, vedendo le percentuali degli altri, penso che quello di Fella avrebbe vinto comunque a prescindere. Ci siamo, secondo te? Ci siamo. Vuoi lanciare un segnale in regia per capire com'è la situazione, vedendo l'orario? Comunque in stagione anche quello di Burgio a Meda, no? Sì, attenzione, col Renato. Vabbè, Burgio lo prima. Sì, lo abbiamo affrontato dopo. Abbiamo nominato anche il Renato, insomma. Sì, no, è arrivata l'ufficialità di proprio per quello. Riccardo Burgio a Renato. Magari ha impressionato il Renato in quella circostanza, quindi colgo l'occasione, Simone, di chiederti secondo te cosa non ha funzionato per Burgio. Poi parleremo di mercato nella seconda parte. Cosa non ha funzionato per Riccardo Burgio in 2001? Non lo so, c'ha delle doti quel ragazzo lì che forse neanche lui sa, perché c'ha un fisico per essere un 2001 che è un cyborg, però qualcosa non ha funzionato, forse mentale, perché ha sofferto un po' la pressione piazza, mister e concorrenza, perché forse non abituato ad avere, sai, esci dalla primavera e ti trovi subito in una piazza come Avellino. Poi mi sembra che l'hanno anche pagato parecchi soldi e quindi esci con altre aspettative, ti trovi in una situazione che qua noi ci giochiamo il pane, nel senso non siamo più ragazzini primavera che giochiamo tanto per giocare, dobbiamo portare qualcosa a casa per le famiglie, quindi cosa gli morte mia, salutato, cioè morte tua, vita mia, nel senso è ancora quello, forse ancora ragazzino, lo imparerà col tempo. L'avete incoraggiato, immagino, sì, il saluto finale. Quello sicuramente. Poi io avevo un rapporto speciale con lui, nel senso si confidava molto. E mi dispiace che è andato via, però sono contento per lui se troverà spazio altrove. Vabbè, anche perché la squadra dove vai, Renate, sta lottando per andare in Serie B, quindi fa capire ancora di più il valore del giocatore. A proposito di psicologia, ci dobbiamo fermare? Della no, dopo? No, no, no. Allora, che? Io non ho visto... No, scusate, voglio chiedere una cosa a Simone. È arrivato il segnale. Ah, ok. Vabbè, allora dopo la pubblicità, una domanda per Simone. Pubblicità. Me la segno, me la segno. Rientro dalla pubblicità, domanda di Alessandra per Simone. Pubblicità. Segnato. Pubblicità.
Avevo promesso una domanda a Simone, una domanda semplicissima, perché volevo ricollegarmi alla psicologia proprio dello spogliatoio, soprattutto relativamente ai più piccoli. Ma in questo caso si parlava prima spot break. Brava, vedi, vedi, attento. Continuano le promo al centro stampa De Cunzo. Insegne luminose a partire da 99 euro. Zerbini personalizzati a partire da 89 euro. Roll up a partire da 49 euro. Centro stampa De Cunzo. Una garanzia per la stampa digitale. Un mondo di idee, qualità e convenienza. Centro stampa De Cunzo, in via Volpe ad Avellino. Chiama per un preventivo ai numeri 0825 36 478 o 335 13 11 249 oppure manda un'email a info@decunzo.it. A questo punto non so se riesco a finire la domanda. Collegandomi a Burgio, quindi ai più piccoli, tu, l'ho detto già nella tua scheda, Simone, sei un po' più grande, hai 33 anni e hai una carriera davvero costellata di successi anche alle spalle. E in una conferenza stampa, mi sembra post Bisceglie, parlavi del fatto che quando si arriva ad Avellino si sa più o meno come la piazza, che è una piazza importante, e che bisogna uscire dal campo con la maglia sudata. Questi insegnamenti, cioè questa percezione della piazza, tu l'hai un po' trasferita ai ragazzi più piccoli che forse non l'hanno avuta dall'inizio, anche perché è mancato il pubblico? Sì, diciamo che noi un po' più anzianotti cerchiamo di trasmettere questo soprattutto, perché poi anche il mister è un mister soprattutto che ti dà quello, nel senso vuole quello, nel senso se tu non corri soprattutto in allenamento non giochi, non gliene frega niente che ti chiami Maniero Ciancio o Silvestri o Burgio, non gliene frega niente, tu devi sempre sudare la maglia dal martedì alla domenica, giustamente. Tra l'altro ho fatto già questa domanda ai nostri ospiti in passato, ma nessuno si è sbottonato. Ma tu ti senti un po' leader nello spogliatoio? Ma ti prego, ma non lo devo dire io, nel senso, io sono uno di quelli che nello spogliatoio parla, nel senso se c'è da dire qualcosa la dico senza... Qualche altro nome di riferimento? Vabbè, c'è il capitano, dai, c'è Gigi Silvestri, ci siamo, dai, quelli un po' più grandi... Tra l'altro tu hai fatto piazze calde, piazze importanti, hai fatto Cosenza, hai fatto Lecce, hai fatto Juve Stabia, Catania, quindi insomma non ti manca non solo l'esperienza, non ti manca anche la mentalità, no? Sì, no, per fortuna ho fatto piazze importanti, piazze belle, piazze molto calde come questa, e speriamo di portare Avellino dove merita, non in questa categoria che... Non la merita proprio. Ti mancava Avellino in questa lista? Mancava. Poi le fate quasi tutte del sud. Tra l'altro l'anno scorso tu hai giocato una semifinale playoff, quindi diciamo sei abituato un po' alle sfide. Immagino che all'orizzonte anche quest'anno tu veda almeno i playoff. Beh, come minimo. Come minimo. Questo è già un buon segno. Infatti adesso vediamo attraverso il servizio cosa pensano di questo 2021 i tifosi dell'Avellino. Gli auspici sono sempre positivi, no? Si spera sempre di poter raggiungere quello che tutti sogniamo, cioè di nuovo la categoria che ci spetta, che è almeno la Serie B. Questo è l'auspicio vero, reale, quello che nel giro di un paio d'anni possiamo rifare il salto di categoria e poi vedere come si evolve la situazione. Che se dobbiamo fare un salto di categoria per stare 2 anni e poi fare la stessa fine degli ultimi 30, allora a questo punto stiamoci in Serie C e ci andiamo a vedere le partite divertendoci e basta. Mi aspetto il meglio per quest'anno, visto che abbiamo trascorso un anno tribolato l'anno scorso, e quindi quest'anno mi auguro una promozione e che il presidente ovviamente ponga qualche base per il futuro. 2021 penso da playoff, dai. Speriamo possa arrivare qualche giovane promettente che possa riconfermarsi l'anno prossimo. Mi aspetto, prima cosa, di entrare nei playoff, perché vedendo la Ternana e il Bari sono superiori a noi, e rimanere terzo o quarto posto e poi giocarcela nei playoff. Del 2020 rimane soddisfatto? Non tanto. Quali sono i suoi dubbi? Squadra e c'ho rinforzi. Rinforzi, secondo me, la squadra doveva essere strutturata meglio. Deluso da qualche risultato in particolare del 2020?
A livello di partita dici sì, sì col Bari, una pessima figuraccia, non ce lo meritavamo. Però nel 2021 ci auguriamo che non accadano più. Speriamo, dai, penso che D'Agostino capirà. A livello calcistico abbastanza, a me contrariamente a quello che dice molta gente, la squadra è piaciucchiata, soprattutto all'inizio, ha giocato un buon calcio, secondo i miei personali gusti. Io do fiducia al mister Braglia perché la ritengo una persona seria e preparata a livello calcistico, quindi secondo me meglio di lui come allenatore non potevamo avere. Vedremo che cosa succederà. La sconfitta più scottante, più cocente è stata quella con il Bari. Non meritavamo probabilmente quel risultato, però la squadra non ha reagito bene dopo i gol subiti. Quindi quella è stata la sconfitta più cocente. Speriamo il 2021 possa riservare qualche vittoria in più. Ci sono stati dei piccoli problemi con l'allenatore, un po' severo, sì. I giocatori, abbiamo preso giocatori che sono eccezionali, però non hanno ingranato, forse anche perché hanno avuto il coronavirus. Sono soddisfatto perché il terzo posto, ovviamente, rientriamo pienamente nei play-off, quindi... Presidente, è uno dei bravi, deve fare un po' di compra. Un'altra cosa importante, senza pubblico, non è sport. È un dormitorio fra i giocatori perché l'entusiasmo ci vuole. Okay. L'entusiasmo ti porta all'armonia. Allora, ecco, sì. Mi aspettavo che inquadrassero te. Dino, sei d'accordo con la Vox Populi? È chiara, no? Insomma, Bari la sconfitta più cocente, gli auspici sono almeno i playoff. Vabbè, almeno i playoff, visto che insomma, la formula così allargata, mi sembra, ma immagino che loro intendevano almeno i playoff in una certa zona. Sì. Ma del resto, ce l'aveva anticipato alla penultima di campionato forte in conferenza stampa, si era lasciato sfuggire quel dal terzo posto in poi, che poi è stato confermato anche dalle ultime dichiarazioni del patrono. Quindi sostanzialmente l'obiettivo è quello di, ormai è abbastanza chiaro, quello di minimo il terzo posto, che già significa, attenzione, quindi guardarsi da avversari non di secondo ordine come Catanzaro, Catania, magari il Palermo che rinviene e quant'altro, e poi cercare di fare il massimo possibile. Se il massimo possibile significherà guardare il Bari, meglio. Poi nel calcio succede di tutto, Il sogno di andare a prendere la lepre ternana sarebbe questo è un sogno. Però poi vediamo cosa succede, 20 partite sono tante. Anche perché Simone, il vantaggio di fare playoff con un ottimo piazzamento, voi secondi l'anno scorso con la Carrarese, quindi il vantaggio di fare secondo, terzo è importante. Importante perché inizi dopo, ti puoi riposare almeno 2 settimane. Due risultati sul 3, giochi in casa, cioè cambia tanto. Ebbene. Diciamo i presupposti per andare alle Final Four, poi lì, E poi lì te la vai a giocare bene. Immagina col pubblico. Poi Braille è uno specialista dei playoff, le ha vinti 2 volte da quinto, sia senza che... Penso che i tifosi intendessero questo. Bisogna fare i playoff. Tra l'altro ringraziamo Michelangelo Frida per questo contributo che ci è piaciucchiato, lo possiamo dire. No, ci è piaciuto. Tra l'altro complimenti perché è riuscito a trovare tutti con la mascherina dell'Avellino. Furbo il nostro Michelangelo Freda, che ci ha regalato anche un'altra perla quest'oggi. Sì, perché abbiamo definitivamente la seconda parte. Per scelta di Pellegrino Marciano rispetto all'ultima puntata non c'è nessuna sigletta che introduca l'argomento calciomercato, e per introdurlo il nostro Michelangelo Freda lo ha fatto così. È iniziato il calciomercato, è iniziato uno dei fenomeni sociali più controversi collegati allo sport degli ultimi anni. Da giorni si ascoltano le più disperate ipotesi di mercato, che puntualmente vengono smentite in pochissime ore. I tifosi, che muniti di pollici e di smartphone, scrutano ogni indiscrezione e si lanciano in ogni forma di analisi tecnica di un singolo calciatore. Ad Avellino c'è attesa per i colpi che andranno a rinforzare la rosa a disposizione di mister Braglia. Salvatore Di Somma, insieme all'amministratore unico della EDC, Giovanni D'Agostino, lavorano per soddisfare le esigenze del tecnico toscano. I briefing, condotti tra dicembre e gennaio, hanno evidenziato la necessità di intervenire per coprire 4 ruoli, cioè un difensore centrale, un terzino sinistro, un centrocampista esterno e un centrocampista centrale.
L'Avellino al momento sembra già essersi portato avanti, chiudendo la trattativa con i Giannis già prima del 2021, con il giocatore contento di ritornare in Irpinia. Stesso discorso di Giuseppe Carriero, ex Monopoli, attualmente al Parma, che potrebbe essere quel giocatore necessario per completare il centrocampo. Nelle ultime ore si può considerare chiusa la trattativa per Joel Baraje, giocatore del Padova in prestito alla Salernitana, che vorrebbe mettersi in discussione con la maglia biancoverde, dopo aver conquistato una sola presenza nel girone d'andata. In questo momento l'unico ruolo scoperto sembra quello del centrocampista esterno. L'Avellino avrebbe sondato e richiesto sia Tribuzzi che Mikoski, ma al momento le trattative sembrano un po' più complicate del previsto. Tribuzzi al momento rimane indispensabile per il Frosinone, alle prese con un contagio da coronavirus. Mikoski, al contrario, c'è da battere la concorrenza della Regina, che ha richiesto il calciatore. Nelle ultime ore l'Avellino ha discusso con l'agente Willy Arciello per Vincenzo Sarno, giocatore in forza della Triestina, che ha ottenuto solo 9 presenze in questa stagione. Sarno, classe 1988, nel 1999 folgorò con le sue giocate un osservatore del Torino, recatosi alla scuola calcio Gaetano Scirea di Secondigliano. La società granata acquisì il cartellino del giocatore per 120 milioni di lire, cifra mostruosa per un giocatore di quell'età. Ma ovviamente il mercato non è fatto solo di entrate. In uscita è oramai fatto il trasferimento di Riccardo Buggiarrenate, società affrontata in Coppa Italia, contro la quale il giocatore segnò realizzando la sua unica rete in maglia biancoverde. Si valuta la possibilità di un ritorno di Gabriele Rocchi alla Cavese. Intanto si attendono soluzioni per Marco Silvestri e Michele Bruzzo. Se per il primo c'è la possibilità di inviarlo in prestito e farlo crescere, per il secondo si lavora per la fine anticipata del prestito dal Pontedera, con la quale l'Avellino aveva un diritto di riscatto a fine stagione. L'Avellino sta dimostrando di avere le idee chiare in questa sessione di mercato, cercando di portare i profili adatti per affermarsi nei playoff. E allora, mercato in fermento in casa Avellino, sono 4 più o meno le pedine che il direttore sportivo Salvatore Di Somma cerca, alcuni profili sono noti. Simone, voglio chiederti, si è parlato nelle ultime ore di Joel Baraje, un calciatore che tu hai conosciuto, che conosci bene, avete giocato insieme a Catania. Si dice che l'Avellino sia fortemente sul giocatore, che cosa puoi dirci dal punto di vista tecnico, insomma? Dico che è un giocatore forte, tecnicamente un buon giocatore, fisicamente, come si dice nel gergo, è un animale proprio, c'è una forza fisica mostruosa, una facilità di corsa impressionante e se viene ci può dare una grossa mano. Allora, se viene, è detto, noi andiamo direttamente a Padova perché in collegamento telefonico abbiamo Stefano sì, Viafora di Padova Sport, che ha lanciato oggi l'indiscrezione, la notizia che la trattativa tra Padova ed Avellino sia praticamente chiusa. Buonasera Stefano. Pronto? È scomparso ovunque. Non ce l'abbiamo. Non ce l'abbiamo ancora. Proprio... Stefano, buonasera. Ti sento un po' male, ciao. Ti sentiamo... Alzate il volume studio, lo stiamo iniziando a sentire. Ci senti Stefano? Adesso ti sento bene, ti sento meglio, sì. Bene. Buonasera, buonasera, benvenuto a Contatto Sport. Buonasera a te e ai tuoi spettatori. Ecco, insomma, se ci puoi raccontare un po', dopo l'indiscrezione che avete lanciato oggi, voi di Padova sì. Sport, qual è la situazione Baraje-Avellino? Sì, perché sì, a noi risulta dell'interesse, voi invece avete dato qualche dettaglio in più. Da qualche giorno era nell'aria questa trattativa, insomma, a Salerno avete visto anche voi che insomma Baraje giocava pochino, si è deciso di farlo rientrare a Padova per fine prestito e a Padova non troverà, però non è parte del progetto tecnico, per cui appunto c'era questa possibilità di Avellino. Poi noi abbiamo scritto oggi della cessione a titolo definitivo perché ci risulta questo con il Padova che appunto che ha chiesto una piccola cifra per appunto per liberarsi del contratto di Baraje. Quindi insomma, ecco, noi pensiamo che nei prossimi giorni Baraje sarà a disposizione di Braglia. Beh, quindi questa è una notizia importante in chiave mercato Avellino. Ti chiedo solo, prima di lasciarti Stefano, cosa non sì. ha funzionato a Padova più che altro? Perché l'anno scorso Consullo mi sembra che abbia giocato tanto, più di 20 presenze. Sì, è vero, è vero. Guarda, lui era partito molto bene con il 3-5-2 di Sullo, era partito molto forte anche in corrispondenza di una serie di vittorie del Padova, insomma il Padova che aveva fatto molto bene nel girone d'andata. E poi si è un po' perso, c'è stato il cambio tecnico, è arrivato Mandorlini che invece ha optato per una difesa 4
dove Baraj effettivamente è stato un po' penalizzato. Insomma, lui è un giocatore che spinge molto, molto veloce, bravo nel dribbling, nel cross, però magari ha qualche lacuna nella fase difensiva. Poi è stato comunque riconfermato quest'anno, dove ha fatto solo la prima partita con Limolese, e dopo invece, insomma, è stato questo scambio con la Salernitana. Curcio è arrivato a Padova, Baraj è andato lì, e quindi lì è finita l'esperienza padovana. Però ecco, io vedo che ho visto che nell'ultima partita Braglia ha fatto il 3-5-2, mi sembra, nell'Avellino, e credo che se la strada è quella, Baraglia sia un giocatore che possa esprimersi molto bene anche in Serie C, insomma. Perfetto, grazie mille a Stefano Viafora di Padova Sport per essere intervenuto. Dino Manganiello. Parliamone di 3-5-2. No, infatti la domanda era proprio quella. Questo famigerato modulo che adotterà l'Avellino nel girone, chiamiamo giro di ritorno, ma ci sono ancora due gare per premesso, però, che sia Braglia che Di Somma hanno già dichiarato di voler fare mercato per il 4-4-2. Simone che ci guarda con la coda dell'occhio. Io non lo so. Ha proprio gli occhi chiusi. Braglia e Di Somma hanno parlato di 4-4-2. Se c'era dormiva, no, nel senso che chiaramente non si può esporre. Però il discorso è che noi sentiamo dei nomi, tra l'altro confermati, sì, che ci danno delle indicazioni, a prescindere dalle dichiarazioni, danno delle indicazioni le caratteristiche dei giocatori di cui stiamo parlando. Perché se è vero che abbiamo sentito sia Braglia che Di Somma parlare di 4-4-2, però allora Janes, allora, è già un centrale più a 3, oppure se vai a fare la difesa a 4? Capisco che puoi entrare nelle rotazioni con Miceli, con Luigi Silvestri e con Dossena probabilmente, però non lo vai a prendere con tre giocatori già importanti del genere per due posti. È il primo indizio. Baraj invece sarebbe l'indizio più da 5, che ce lo stanno confermando, insomma, che fare una catena di sinistra Baraj e Tito, che ci può anche stare in una sorta di 4-4-2, però ci arrivano indicazioni che sia, abbiamo appena sentito, più un esterno Mancino a 5. Un po' carente in fase difensiva. Sì, lui l'ha fatto il terzino basso? Sì, l'ha fatto. A Catania l'ha fatto anche bene. È vero che difensivamente ogni tanto c'è delle piccole lacune, però sarà migliorato sicuramente. Io ci ho giocato 2 anni fa. Quindi... Poi per esempio stiamo parlando anche di questo, perché ricordo, Di Somma usava la frase esatta, un esterno alto che sia veloce, superiorità numerica, eccetera. Ecco perché poi sono usciti fuori i nomi di Tribuzzi, di Mikoski. Sono abbastanza scettico su Starno per tanti motivi, perché è un giocatore proprio da tridente, e lì entriamo in un ginepraio, lì non riusciamo più, se immaginiamo che giochiamo per forza con il tridente. Comunque sostanzialmente anche Mikoski, però giocatore a 5 a destra, è un giocatore a 5 a sinistra, è un giocatore da tridente anche lui. E allora sostanzialmente l'idea che mi sono fatto io, ma per quello che conta, quindi poco, e che mettendo tutto insieme, tutto nel calderone, forse si sta puntando a una squadra che abbia, che sia il più camaleontica possibile, che con le caratteristiche dei giocatori che stanno arrivando soprattutto possa giocare con la mediana a 2 o a 3, con la difesa a 2 o a 3, a 4 dietro, con tutte le varianti possibili, davvero, partendo dalla difesa a 4 o a 3, se mettiamo questi giocatori di cui stiamo parlando, li mettiamo insieme all'attuale rosa e poi cerchiamo di combinarli, possiamo fare qualsiasi modulo possibile, sia con rifinitore, con tre punte, 4-2-3-1, 3-4-1-2, quello che vogliamo fare. Chiaramente, se è così, immagino che la logica sia quella di essere rimasti un po' scottati dalle assenze, dal fatto che le seconde linee non me ne vogliano, però insomma non lo dico io, ma lo dice la storia di queste prime partite che abbiamo giocato in questa prima quasi metà della stagione, quando anche lo stesso Braglia ha fatto delle scelte particolari e precise quando c'era la necessità. Le seconde scelte non si sono rivelate all'altezza, e allora si prendono dei giocatori che non solo siano chiaramente maggiormente all'altezza di quelli che abbiamo avuto finora, e addivano anche la possibilità di una squadra camaleonica. Insomma, una squadra da vertice deve avere titolari e diciamo, tra virgolette, riserve all'altezza, quasi sullo stesso piano, come fanno anche Ternana. Ma anche perché mancano 20 partite più playoff. Però ce n'è. Ieri a pranzo, diciamo, abbiamo lanciato noi l'indiscrezione su Carriero. Sì, l'abbiamo lanciata noi.
E allora, Carriero che dovrebbe arrivare, arriverà sicuramente dal Parma, andiamo invece a Monopoli, perché Carriero l'anno scorso ha giocato a Monopoli e ha fatto benissimo e ce lo racconterà chi lo ha vissuto anche a Caserta, tra l'altro, l'attuale direttore generale del Monopoli, Fabio De Carne. Buonasera, direttore. Sì, buonasera a voi tutti. Allora, direttore, che colpo sta facendo l'Avellino con Giuseppe Carriero? 29 presenze in campionato l'anno scorso con voi, 4 reti, un assist, uno dei perni del centrocampo biancoverde, ovviamente sponda Monopoli. Ma io posso dirvi che è un acquisto importante per la piazza avellinese, è un calciatore dalla forza impressionante, è un giocatore, un vero trascinatore, un vero leader, lo ha dimostrato a Caserta quando qualche anno fa l'ho conosciuto, è maturato tantissimo con le sue esperienze in quel di Catania, ricordiamolo che a Catania è una piazza importante, ha avuto un'esperienza forte, e poi lo scorso anno a Monopoli veramente ha dato tantissimo alla causa monopolitana, veramente comportandosi nonostante la giovane età davvero leader. Ecco, la sua caratteristica è quella di essere un leader, un trascinatore, e soprattutto è un ragazzo che, ripeto, nonostante la giovane età riesce in campo a dimostrare la sua tenacia, le sue qualità tecniche, tattiche, è davvero un ragazzo leader. Lì ritroverà, qualora la trattativa penso stia andando in porto, Pepe Fella, che era il suo amico anche fuori dal campo, quindi ecco, l'acquisto è importante. A volte gli acquisti, oltre per le doti calcistiche di un calciatore, sono importanti anche per le doti umane, e io ritengo che il gruppo squadra dell'Avellino stia per avere all'interno dello spogliatoio un ragazzo duro, un ragazzo importante, un ragazzo che si fa voler bene e che sicuramente, qualora ci sarà la riapertura degli stadi, la calorosa piazza avellinese potrà apprezzarne le doti, e lui sicuramente sarà capace di farsi voler bene. Non è un elogiare il calciatore Peppe Carriero, perché lo conosco da tanti anni, ma è un giusto merito, un ragazzo che merita queste considerazioni per una carriera importante. Ecco, direttore, prima di salutarla, visto che parliamo di moduli, no? Carriero 4-4-2, 3-5-2, dove può esprimersi meglio? Se si esprime meglio in uno dei due moduli, oppure insomma non fa differenza per lui? Ma lui ritengo che non faccia differenza, lui è una mezzala che si esprime in maniera libertina, ecco, è uno che pressa tutto campo. Credo che, avendo visto l'Avellino di mister Braglia nella partita di andata, Avellino Monopoli, lui credo che per quello che vuole mister Braglia sia uno, si va ad aggiungere una pedina importante per quella che è la tenacia, la voglia di ottenere da subito il risultato da parte dell'Avellino. Grazie mille direttore generale del Monopoli, Fabio De Carne, grazie ovviamente anche all'ufficio stampa del Monopoli, grazie direttore. Buonasera a voi tutti. Tra l'altro Simone Ciancio non solo con Barai ha giocato a Catania, ma anche con Giuseppe Carriero, quindi abbiamo un'altra testimonianza. Sì, ci diamo. No, ha detto bene il direttore, nel senso è un trascinatore, uno che non toglie mai la gamba, è uno che anche in allenamento va sempre a 200 all'ora, e sono contento se viene a darci una mano. Niente da togliere soprattutto ai nostri che abbiamo già, perché cioè, Sonny D'Angelo, Aloy, De Francesco, Silvestri, Bruzzo, cioè, sono tutti giocatori forti. Ecco, Dino, come stavamo dicendo, Carriero è molto di più di un'alternativa. Arriva sì in un parco di centrocampisti, come sottolineava Simone Ciancio, già valido, ma probabilmente sì, è più di un'alternativa. Allora, due o tre considerazioni in ordine sparso. La prima è che l'Avellino sta puntando, i giocatori di cui stiamo parlando sono giocatori rapidi, svelti di gamba, che era un po' la caratteristica che mancava a questa squadra e che l'ha fatta soffrire in alcune circostanze. La seconda è che molti si aspettavano in mezzo al campo un play, in realtà il play l'Avellino ce l'avrebbe già, che è De Francesco, che ha delle caratteristiche diverse da quello che generalmente viene indicato come play classico, magari ha un passo un po' cadenzato,
però proprio nella partita in cui si stava esprimendo meglio in quel ruolo, in pratica Francavilla Fontana si è infortunato. Carriero è un giocatore che dà dinamismo alla mediana, si andrà a giocare il posto in quattro sostanzialmente, non ce ne vogliono Bruzzo laddove dovesse restare ad Avellino, Marco Silvestri laddove dovesse restare ad Avellino, però chiaramente in quattro si giocheranno i due o i tre posti, perché poi entriamo di nuovo nel discorso del modulo. Questa è una freccia importante nella faretra di Piero Braglia, perché è un giocatore che ha delle caratteristiche che mancano in questo momento all'Avellino. Avellino che, ripeto, rispetto all'idea di essere camaleonte, può giocare a seconda dell'avversario, delle condizioni fisiche di questo o quell'altro, può far giocare giocatori con determinate caratteristiche. E chiaramente avere un giocatore in più così, ripeto, non me ne vogliono gli altri che magari in questo momento non ho menzionato, però se la giocano questi quattro è una garanzia importante, soprattutto in chiave playoff. Ragazzi, io ripeto, 20 giornate da giocare a 1000 per raggiungere il miglior piazzamento possibile e poi giocarsi la Serie B nei playoff. Ci vuole gente importante. Tra l'altro questo mercato, anche con l'arrivo che dovrebbe esserci di Julian Illanes, ormai se ne parla da tantissimo, potrebbe consegnare un Avellino capace di giocare con i due moduli, Dino. Perché scegliere quando poi magari puoi preparare le partite a tuo piacimento, no Simone? Magari una squadra che possa giocare col 3-5-2 ma anche col 4-4-2, mettere Baraje alto o Baraje basso, adesso insomma immaginiamo, fantastichiamo un po' avendo elementi sicuramente tutti, se no? Dai più possibilità al mister di lavorare, sicuramente lavorerà meglio. Piuttosto la domanda forse più, diciamo, incuriosisce, chiaramente avere la possibilità di fare vari moduli aumenta l'imprevedibilità e quindi è un problema per chi ti affronta, come giocherà l'Avellino oggi. Invece per chi ci gioca, e che deve, cioè, ovvero voi, che oggi magari dovete, è così penalizzante non avere un modulo fisso di riferimento oppure tutto sommato? Beh, diciamo che alla fine siamo ragazzi, siamo giocatori che nel senso un po' di esperienza ce l'abbiamo, quindi nel senso i moduli sono quelli 3-5-2 e 4-4-2 con le varie varianti, nel senso quasi tutti li abbiamo fatti in carriera, quindi ci possiamo adattare tranquillamente partita dopo partita, nel senso poi sicuramente secondo me, conoscendo il mister, prenderà una linea e maggiormente andremo avanti su quella. Poi, quale? Non lo so neanche io, non lo so. Io nel senso, come ho detto prima, mi trovo bene sia, cioè, il quinto lo faccio, nel senso però mi trovo molto meglio fare terzino a destra. Ma sperando che questa sessione di calciomercato sia davvero proficua per l'Avellino, io farei una proiezione in avanti e quindi penserei al sogno dei tifosi biancoverdi e alla promozione, che sarebbe la promozione in B, naturalmente passando dai playoff magari, e ho trovato già una voce che potrebbe fare la telecronaca dell'Avellino se dovesse fare questo salto l'anno prossimo. Si tratta di Marco Calabresi, direttamente da DAZN. Ciao Marco. Ciao, ciao Alessandra, ciao a tutti, buon anno. Ti senti pronto a parlare dell'Avellino nel caso? Ma sì, assolutamente. Guarda, io mentre pensavo a questo collegamento stavo rientrando da Frosinone, perché ho commentato Frosinone Spal oggi pomeriggio. E mi ricordo che io un successo dell'Avellino l'ho già raccontato, perché ho commentato, ero il telecronista della Lega Dilettanti per la finale scudetto dei playoff di Serie D, quindi quella che si è giocata a Perugia contro il Lecco. Quindi devo dire sì, siamo pronti, e noi le piazze calde ci piacciono, poi anche dal punto di vista geografico, io vivendo a Roma, a me, perché no, Roma-Avellino è anche un viaggio abbastanza breve, come Roma-Frosinone leggermente più lungo, quindi perché no? Ma questo Avellino lo vedresti nella Serie B attuale? Sarebbe a proprio agio secondo te? Sì, guarda, le squadre di Serie C promosse quest'anno in Serie B si stanno facendo valere. Quindi è chiaro che il Monza ha speso l'inverosimile, la Reggina ha speso tanto, oggi ha perso ma arrivava da due vittorie consecutive, la Reggiana, il Vicenza, sono squadre che stanno dimostrando comunque con l'organico dello scorso anno, con magari due o tre correttivi, di potersela giocare in categoria. Quindi io credo che poi
A meno che non si fa una rivoluzione come quella del Monza, dovuta a disponibilità economiche notevoli, io credo che la differenza tra una squadra costruita, diciamo, per grandi obiettivi in C non sia molto inferiore a una squadra da media salvezza in Serie B. Quindi credo che non serva molto. Più che altro il problema è quando una squadra dalla B alla C retrocede, e risalire che non è semplice per una proporzione matematica, perché per esempio dalla B alla A salgono 3 squadre su 20, quindi una su 7, dalla C alla B ne salgono 4 su 60, quindi una su 15, cioè la proporzione raddoppia, quindi quello più che altro è la difficoltà, questo playoff allargatissimo che riduce al minimo poi le possibilità di uscire fuori dalla C senza vincere il girone. Marco, girone C di Serie C c'è la Ternana che vola, poi c'è il Bari comunque, l'Avellino però si piazza terza. Secondo te potrebbe essere già una proiezione di primavera questa? Credo di sì, seguo chiaramente non approfonditamente come la B, che è un campionato che racconto tutte le domeniche, ma amando il calcio a tutti i livelli seguo i risultati, conosco i giocatori. Saluto Simone Ciancio, che è in studio, che non conosco personalmente, ma che ricordo ai tempi alla primavera della Sampdoria, quindi essendo col suo coetaneo siamo cresciuti, lui in campo e io a fare questo mestiere, quindi lo saluto. No, dicevo, può essere, ho visto personalmente con i miei occhi la partita tra Ternana e Teramo e onestamente mi aspettavo un piccolo calo, come era inevitabile che fosse, da parte del Teramo, che non era una formazione costruita per salire. Ternana e Bari mi sembrano due corazzate. La Ternana è una squadra che ha 18 titolari, 20 titolari, giocatori che lo scorso anno facevano minutaggio elevatissimo in Serie B, quindi diventa complicato stare al passo di queste due squadre e onestamente 13 punti dal primo posto, che è quello che poi garantisce la promozione diretta, mi sembrano un gap importante da colmare, considerando, ripeto, che davanti c'è una squadra non di Serie C ma di Serie B che fa la C per caso. Però diventa fondamentale il miglior piazzamento possibile nei playoff, perché anche i playoff strani dello scorso anno dimostrano che una squadra che gioca 3 partite e magari entra direttamente ai quarti di finale ha il fattore campo dalla sua parte. È una squadra che magari arriva ottava, nona, deve fare imprese su imprese andando in giro per l'Italia, da Avellino magari ti ritrovi a giocare a Bolzano, poi vai in Sicilia e quando è tutto raccolto in pochi giorni sono particolari importanti. Marco, in attesa magari l'anno prossimo di trovare Ciancio, chissà, io so che ti è piaciuto un gol in particolare di questo girone d'andata ed è un gol di Fella. Se la regia ci sostiene, magari ci fai un assaggio di una tua telecronaca. Allora, questo è Bernardotto, giusto? Sì. Vero? Sì, sì. Bernardotto che difende molto bene questo pallone, poi il tocco per Santaniello, la rovesciata di Fella! Gol straordinario, quello che porta in vantaggio l'Avellino al 31esimo, Peppe Fella, straordinario. Grazie mille, Marco. Stasera ne ho commentato all'88esimo di Paloschi e quindi di mezzo chilo di voce è già andato via così, adesso l'altro mezzo l'ho consumato per quello di Fella. Che dire, speriamo di incontrarci l'anno prossimo allora. Io me lo auguro, bocca al lupo. Io credo che il campionato abbia grande bisogno di piazze calde, di piazze importanti. Io frequentando il centro sud ho avuto la possibilità di commentare negli stadi pieni a Cosenza, a Benevento, a Foggia, a Crotone, a Castellammare di Stabia, a Salerno. Facciamo fatica anche noi che abbiamo le cuffie a descrivere, cercare di emozionare ed emozionarci senza tifosi. Io mi auguro che nel giro di qualche mese si possa ristabilire anche la presenza del pubblico sugli spalti, perché io penso che squadre come l'Avellino, con un entusiasmo contagioso come quello che trasmette Piero Braglia, ne avrebbero soltanto che da guadagnarci. Grazie mille, Marco. Ciao Alessio, a tutti, a presto. Grazie, è stato bello. Coetaneo di Ciancio, tra l'altro. La Serie B vuole l'Avellino. Tra l'altro la Serie B vuole l'Avellino
chiaramente noi vogliamo la Serie B, però facendo il discorso in maniera un po' più asettica, noi ci rendiamo conto delle piazze che stanno in Serie C quest'anno, nel girone C ce ne sono alcune clamorose come Catanzaro, Foggia, Palermo, Catania, ma anche negli altri gironi ci sono piazze importantissime. Il discorso della riforma, quella famosa riforma, che potrebbe redistribuire in una maniera più corretta, probabilmente più al passo coi tempi. Ma poi ne parliamo, tra l'altro. Sì, cioè, se ne parla sempre, certo, adesso i tempi non sono maturi ancora, perché chiaramente sarà una cosa che verrà discussa, ci sono le elezioni tra poco, come sappiamo, il Presidente di Lega, il Presidente della Federcalcio il mese prossimo, però è qualcosa che prima o poi deve arrivare al dunque, perché, allora, parliamoci chiaro, l'anno scorso il Bari non è riuscito ad andare in Serie B e dal girone C è andata su solo la Regina. Dovesse andare avanti così l'andazzo, cioè per esaurire le grandi piazze che sono soltanto nel girone C ci vorrebbero 6-7 anni, una roba del genere. No, penso che si vada verso qualcosa di più logico, non me ne vogliono i vari bisceglie e quant'altro, però insomma qualcosa di più logico. Logico. Sì, se ne parla da tanto. Tra l'altro, Dino, parlavi anche di grandi piazze, ma le grandi piazze non ci sono solo nel girone C, perché, no, perché anche lunedì scorso ne parlavamo, ci sono nel girone A e nel girone B. Simone, aiutami anche tu, ci sono piazze importantissime che con la Lega Pro non hanno niente a che vedere, penso, non so, al Perugia, alla Triestina, allo stesso Padova, ci sono davvero tantissime, no? Sì, 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 c'è Padova, ma anche nel girone A. Nel senso con Como, c'è cioè Alessandria, cioè, ci sono piazze importanti in giro per la C. La C è diversa dalla B, è molto più difficile vincere perché è tutto un campionato strano, nel senso è diverso, molto diverso. In C cioè, non ti fanno proprio respirare, cioè, mentre in B ti lasciano un po' giocchicchiare. Di tempo per pensare. In C devi essere veloce mentale, cioè devi essere veloce con la testa, devi essere veloce con le gambe. Non è facile giocare in C. Quelli che vengono, infatti, ci sono tanti giocatori che scendono di categoria e fanno molta più fatica, mentre quelli che salgono all'inizio è vero che fanno un po' più di fatica, però riescono a esprimersi meglio. E a darci una mano per fare il punto della situazione per quanto riguarda i gironi A e B della Serie C, c'è il collega della rivista Contrasti, Enrico Leo. Buonasera. Ciao a tutti, buonasera. Ciao Enrico, buonasera, tanti saluti anche dal collega Michelangelo Freda. Insomma, per quanto riguarda gli altri due gironi, il girone A e il girone B, rientrano un po' anche negli interessi dell'Avellino, perché ci sono diversi calciatori, diverse squadre interessate ad alcuni calciatori dell'Avellino. Avellino interessato soprattutto in questo momento, mercato, l'ultimo bollettino del mercato parlava di Baraje e Starno. Per quanto riguarda Baraje, quindi il Padova, e anche per quanto riguarda il Renate, squadra dove adesso è giunto Riccardo Burgio, che tipo di campionato è rispetto al girone C che sta affrontando l'Avellino? Beh, la B, il girone B, la Serie C, il girone B è, diciamo così, un ciapanò quasi, per dirla alla lombarda, cioè è cercare di capire quale squadra vuole tentare di perdere assolutamente questo campionato, perché Padova, Perugia, Modena, Sud Tirol, Cesena, San Benedettese, tutte quante hanno provato a sopravanzarsi, ma nel momento del dunque, nel momento in cui ci serviva una prova di maturità, hanno tutte quante più o meno miseramente fallito. Lo stesso Padova nell'ultima partita pre-natalizia ha perso con il Modena, è una partita un po' figlia della partita precedente questa, ma non voglio trasformarlo in Padova Channel Prima TV, quindi sarò molto breve. Per quanto riguarda il girone A invece, il Renate sta letteralmente rullando il campionato, la squadra che, leggevo un po' di appunti, ha fatto più punti durante l'anno solare 2020 nel girone A della Serie C, e c'è da levarsi via il cappello innanzi al lavoro di Aimo Diana, ex terzino per nostalgici del tempo che fu di Brescia, di Parma, anche di Sampdoria, arrivato anche in nazionale, che con una squadra, non se la prenderanno i tifosi del Renate, dal tasso tecnico non super, ok, sta facendo vedere veramente cosa, sta facendo vedere un bel calcio, come diceva anche il vostro ospite, piacevole, rapido soprattutto di testa, e sta dominando un girone con squadre comunque importanti come Alessandria, come il Como, come la stessa Juventus Under 23, perché
la Juventus Under 23, per come è strutturata, è una squadra che potrebbe tranquillamente giocare già in B. C'ha qualche individualità di grande spicco, come ad esempio Correa, che è, diciamo così, un prodotto dell'Academy del Manchester City, che poi attraverso i vari giri di plusvalenze è finito a Torino, e c'è da levarsi via sinceramente il cappello innanzi a Renate. Una squadra, ripeto, non magari di grossissimissime individualità, ma che sta facendo un lavoro, devo dire, a tutti i livelli eccellenti, e c'è ancora il mercato di mezzo, quindi bisogna vedere anche il mercato che cosa offrirà. Due nomi su tutti, ma diciamo così, li faccio perché è corretto dare anche i meriti a qualche singolo. Nessun dubbio su Galuppini, e poi il centrale italo-albanese Kabashi, veramente due giocatori che stanno letteralmente trascinando la barca Renate verso sinceramente un campionato inaspettato. Questo per quanto riguarda il girone A. Adesso, chiaro, c'è tutto un girone di ritorno che ci attende, ci sarà sicuramente curiosità, gli scontri diretti come al solito saranno fondamentali. Diciamo che col fatto che non c'è il pubblico in questo periodo, anche il fattore campo è abbastanza azzerato. Però da un punto di vista tecnico, il girone A, mi sento di dirlo senza che se la prenda nessuno, è quello forse più facile, quello forse di inquadratura più chiara. Sai che c'è la Renate che sta dominando, c'è l'Alessandria che sicuramente ritornerà, c'è la Juventus Under 23 che, ripeto, poi carbura un po' piano come l'anno scorso, poi però fa strada nei playoff. Bisogna vedere il Como, anche lì, ripeto, queste 4-5 se la giocano. Il girone C, invece il girone B di Serie C è meglio che, se volete mi posso dilungare anche per un'ora sul tema, ma evidentemente ci sono dei tempi televisivi da rispettare, è qualche cosa di abbastanza inspiegabile. Per quanto riguarda l'arrivo vostro di Baraj, probabilmente ad Avellino, è un bel giocatore, però attenzione, come dicevano anche i vostri ospiti, è un cavallone, mi perdonerà un po' il termine, un cavallone da fascia da 3-5-2, nel senso che è un giocatore che corre tanto, ma se gli si chiedono compiti difensivi è da mal di testa, sinceramente. Devi mettergli gioco forza, un centrale alle spalle dietro, diagonali difensive nemmeno a parlarne. Diciamo che però in fase propulsiva è un giocatore veloce, che quindi si abbina ai tempi che insomma si vengono richiesti, soprattutto in un calcio come quello di Serie C, dove oltre al menarsi c'è anche sicuramente una grande dose di velocità di pensiero e di grande fisicità che può essere utile. Però Baraj, ripeto, buonissimo giocatore, con però dei distinguo ben chiaro. Mentre per quanto riguarda Vincenzino Sanno, che sentivo che lo accennavate un po' prima in trasmissione, anche adesso un po' nell'introduzione, Vincenzino Sanno, del mister 120 milioni, era il ragazzino talentuoso di Napoli che all'inizio degli anni 2000 fece gridare allo scandalo, no, per i 120 milioni dati dal Torino per prelevarlo dalla sua squadra dell'epoca. Diciamo che non ha mantenuto tutte le promesse, è però un giocatore che in Serie C fa ancora la differenza. Io personalmente, se sono un allenatore, se sono Braglia, preferisco averlo in squadra che non in squadra. Dopo il coronavirus che ha avuto a metà ottobre, a Trieste non ha più visto troppo il campo, quindi c'è probabilmente da vedere anche qual è un po' il suo stato fisico da questo punto di vista, come sta, quanto ancora probabilmente ci vuole per riatletizzarlo nella maniera adeguata. Perfetto Enrico, sei stato davvero chiarissimo ed esaustivo. Grazie mille. Ad Enrico Leo per essere stato con noi. Tra l'altro di Vincenzo Sanno ne abbiamo parlato anche noi stamattina, Dino, c'è stata una chiacchierata, niente di più, un sondaggio. Sappiamo che il suo agente è lo stesso di Carriero, e ci sta che nella trattativa Carriero magari davanti ad un caffè ci si parla di qualche altro. Sì, si chiacchiera, si cerca anche di gettare ami, anche per depistare qualche volta. Io ricordo benissimo l'episodio, non fa un prodigio, Vincenzino Sanno, quando si mise a palleggiare davanti a una telecamera, ormai penso più di 20 anni fa, insomma, venne preso dalla Damiano Promotion, se ricordo bene, dal Torino, 120 milioni, fece anche scandalo, perché era un ragazzino chiaramente minorenne, con il benestare dei genitori, e poi ha fatto una discreta carriera. Certo, ci si aspettava il nuovo Maradona, per dire, non è arrivato a quei livelli, ma una buona carriera ha fatto. Però insomma, 32 anni, giocatore da tridente puro, al massimo come seconda punta, cioè abbiamo Fella, cioè Maniero, Bernardotto, Santaniello, mi lascerebbe un po' perplesso. Non lo vedresti di centrocampo, diciamo, non lo vedresti esterno di centrocampo a 5? A 4, no, a 4. A 4, quindi 4-2-4, 4-2-3-1,
Però abbiamo diciamo già parecchie opzioni. Ancora un acquisto che la Velino non ha fatto, stiamo parlando Enrico, di Enrico. Ecco, io forse, dunque, per quanto riguarda l'attaccante, che sia Mikoski, se vogliamo ritenere l'attaccante Tribuzzi, che sia Sarno, comunque questo indicato da Di Somma, esterno offensivo alto, che sappia saltare l'uomo, creare superiorità numerica. L'identikit è questo, io saltare penso, l'uomo. Esatto, però la definizione usò queste, proprio queste parole qui. Io penso che si aspetterà un po' di più rispetto ai primi 2/3 che dovrebbero arrivare a brevissimo, anche annunciati, chiesti, invocati, se vogliamo, lo stesso Braglia, perché mi sa che bisogna verificare le condizioni di Enrico, perché se Enrico entra a pieno regime nell'otto anche del parco attaccanti, che sia come esterno, allora diventa il quinto giocatore offensivo, prendere un sesto, ma... troppi galli in un pollaio, non lo so, è vero, cioè forse lo fai all'inizio del campionato, allora fai la rosa come il Bari, la Ternana, te la giochi per vincerle tutte, per essere primo in classifica, adesso che si punta a qualcosa di leggermente diverso forse sarebbe un po' azzardato. Simone, siete anche un po', poi andiamo in pubblicità, siete anche un po' curiosi voi di vedere Enrico all'opera? O vabbè, avete già intravisto qualcosina negli ultimi allenamenti? Non so. Sfortunatamente si è allenato poco con noi, però si vede che c'ha delle doti tecniche importanti. C'è un buon tocco palla, rapido. Già col primo controllo riesce a saltare l'uomo, quindi lo stiamo aspettando a braccia aperte. Quindi c'è curiosità un po' da parte di tutti per vederlo all'opera. Sì. Ci fermiamo? Ci fermiamo. Andiamo in pubblicità e torniamo con la terza parte. Continuiamo a parlare un altro pochettino di mercato. Poi ovviamente ci tuffiamo verso Teramo Avellino, perché sabato è lì, sabato è lì. E non solo, pubblicità. Continuano le promo. Terza parte, continuano le promo. Comunque continuano le promo. Terza parte di Contatto Sport. Andiamo a parlare tra pochissimo di Teramo Avellino, perché il campionato riprende, penultima giornata del girone di andata, subito dopo lo spot break. Beh, un po' più anche, Bentornata, signora Francesca. Come possiamo aiutarla? Sia energia. Per noi siete persone, non numeri. Giornalista, fondatore di Sport Economy, ha conosciuto il presidente della Lega Pro, Ghirelli, nel 2010 al Mondiale di Pallavolo. Con noi stasera il vicepresidente designato dallo stesso Ghirelli per le prossime elezioni, Marcel Vulpis. Buonasera. Buonasera a te, come stai? Tutto bene? Tutto bene, lei come sta? Tutto bene, per fortuna. Buon anno prima di tutto. Ma grazie, altrettanto. Marcel, le elezioni si avvicinano, che sensazioni ha? Beh, una sensazione sicuramente di rinnovamento, di aria nuova. Siamo due vicepresidenti nuovi. Nel caso specifico del sottoscritto sicuramente non arrivo dal sistema, nel senso che arrivo dal mondo delle imprese, quindi sono un imprenditore, un editore, un giornalista, quindi da questo punto di vista sono molto vicino al mondo dello sport e dello sport business, perché lo racconto dal lontano 1992 e poi chiaramente il focus è sul calcio. Però non mi ero mai occupato di aspetti a livello dirigenziale in ambito sportivo, quindi anche per me è una nuova sfida, però soprattutto per la parte che dovrei andare ad occupare, che appunto è quella legata al marketing, agli aspetti commerciali, sono tematiche ampiamente nelle mie corde, quindi è il mio pane quotidiano. Tra l'altro marketing e comunicazione possono essere quel quid pluris che forse manca, ma magari se riesci, sicuramente ci riuscirai, visto che sei esperto in quest'ambito, a spiegare in parole semplici la sostenibilità economica nel calcio, così la capiscono tutti, diciamo. Beh, intanto c'è un tema di costi. Da diversi anni si parla nel mondo del calcio
dell'idea del salary cap, dell'austerity, del contenimento dei costi. Molto spesso questo non avviene, ma per un motivo molto semplice, perché il calcio è anche passione e sogno, e quindi i presidenti sono i primi che vogliono far sognare i loro tifosi e vogliono sognare loro stessi. Questo è giusto da un lato, ma siccome i club di calcio sono e devono essere considerati delle imprese, quindi delle società per azioni, così come esistono società per azioni o comunque società di capitali in altri settori industriali, il bilanciamento dei costi e dei ricavi deve diventare un aspetto sempre più importante. Cioè, quando si parla di fair play finanziario, no? Quindi la regola del punto di pareggio, del break-even rule, quello dovrebbe essere nella normalità delle cose, però spesso e volentieri non è successo, tant'è che i fallimenti anche nel mondo del calcio italiano sono stati tantissimi, così come prima dell'arrivo delle regole del fair play finanziario da parte di Michel Platini sono stati tanti i fallimenti anche in ambito continentale, ed è per quello infatti che sono state introdotte appunto le regole del fair play finanziario, proprio per cercare di mettere dei paletti e di costringere gli imprenditori, i presidenti, a ragionare sempre più in una logica di impresa. Quindi su questo credo che bisognerà assolutamente lavorare, quindi contenimento dei costi, ma dall'altro punto di vista, nella mia idea, nella nostra idea di Lega Pro nuova, quella di trasformare questa Lega Pro veramente in un motore, in una cabina di regia che vada a lavorare per generare nuovi ricavi. Questi ricavi devono finire nelle casse dei club. Su questo io sarò impegnato, ed è l'impegno che mi ha chiesto anche il presidente Ghirelli. Marcel, penso che non possa esserci speranza migliore per tutti i club di Lega Pro. Ma guarda, posso dirti un'ultima cosa? Certo. Non è che io sono l'uomo dei miracoli, però sono un imprenditore, quindi sono una persona che parla lo stesso linguaggio dei presidenti, perché anche i presidenti si svegliano la mattina e alzano la serranda e quindi cercano di far quadrare i conti, soprattutto in un momento così difficile, perché tu hai parlato di sostenibilità, ma è chiaro che questo è un anno, o forse anche un po' più di un anno veramente unico, orribile, difficilissimo, dove soprattutto i club di Lega Pro si ritrovano con dei ricavi da diritti televisivi che non possono essere in alcun modo comparati con quelli della Serie A, con gli stadi praticamente chiusi, quindi non c'è biglietteria, non c'è ticketing, e con delle sponsorizzazioni che sì, sono legate al territorio, ma anche il territorio sta soffrendo, quindi come sai di solito le sponsorizzazioni sono innanzitutto un prodotto di un'economia florida, e in questo momento il nostro paese non sta vivendo un'economia florida, calcola che negli ultimi 9 anni questo è un paese che ha sofferto, e questa è la terzo momento recessivo, quindi il lavoro, l'impegno, ma soprattutto, se mi permetti Alessandra, la responsabilità che sento e sentirò sulle mie spalle un minuto dopo essere stato eventualmente eletto è proprio questa, cioè cercare di aiutare all'interno di questa cabina di regia che è la Lega Pro tutti i club, indistintamente quale che sia la loro dimensione, piccoli, medi e grandi, perché ne abbiamo anche di molto grandi e molto importanti anche come blasone e come nome, perché stare in Lega Pro deve essere bello, e quindi per essere bello bisogna creare le condizioni perché tutti stiano bene. Una fotografia meravigliosa del suo programma. È al volo in chiusura, ma questo Avellino è un club ideale per la Lega Pro? È un club da prendere in esempio? Ma guarda, io tra l'altro il presidente lo conosco bene, perché l'ho conosciuto per altri motivi, quindi al di fuori dello sport, in un altro periodo della mia vita, non tanti anni fa. Quindi è un imprenditore serio, quindi un imprenditore del territorio, un imprenditore serio. Credo che farà molto bene per l'Avellino, perché già quando tu hai un imprenditore, una proprietà solida, già questo ti aiuta proprio in un momento difficile come quello dell'emergenza sanitaria. Io ho sempre detto, quando mi chiedevano chi resisterà in questa fase dell'emergenza sanitaria, resisteranno soprattutto quei club, quale che sia la dimensione, che hanno dietro delle gambe solide, che hanno dietro delle fondamenta solide.
Io credo che la proprietà attuale dell'Avellino abbia queste caratteristiche, quindi l'Avellino da questo punto di vista può stare tranquillo pure in un anno difficilissimo per tutti e anche per l'Avellino. Grazie mille di essere stato con noi e come si dice da Avellino in bocca al lupo. Crepi il lupo, in bocca al lupo anche all'Avellino Calcio. Grazie a te Alessandra. Grazie a Marcel Vulpis. E allora ci tuffiamo in questi pochi minuti, come detto, in Teramo Avellino, destinazione Teramo è il titolo di questa parentesi. Allora argomentiamola, Dino Manganiello, Teramo Avellino l'abbiamo già detto in apertura, però sarà una gara tosta, non so se è meglio o peggio affrontare il Teramo adesso, visto che aveva avuto quella flessione fine 2020 con 5 risultati negativi consecutivi. È un'incognita, è un punto interrogativo. Certo, se lo affrontavi alla fine di questo periodo di flessione, magari potevi avere il rischio di un colpo di coda, di una voglia di riscatto, come sempre succede quando ci sono i periodi negativi. Però certo, hanno avuto il tempo di riordinare le idee, ricominciare, non dico da zero, ma comunque riannodare il filo che si era spezzato in questo ciclo, diciamo, negativo. Paci è un allenatore che sta lavorando benissimo, tra l'altro noi l'abbiamo sentito spessissimo Braglia indicare proprio nel Teramo e in Paci una delle squadre che ha visto giocare meglio in questa quasi metà stagione, e quindi ci dobbiamo aspettare una squadra motivata, una squadra che vuole venire fuori dal periodo negativo, una squadra che vuole tornare a vincere, una squadra che vuole cominciare bene il 2021. Se vogliamo metterla nel modo giusto, sarà subito un bel banco di prova per questo 2021 bianco-verde e per quello che possono essere gli auspici per il futuro. È solo una partita, è solo la penultima del girone di andata, però già potremmo avere delle indicazioni molto interessanti. Ma a proposito di Teramo, ne parliamo con il presidente del Teramo. Infatti, sabato prossimo Avellino e Teramo saranno al Bonolis e si affronteranno due squadre terze in classifica, due squadre guidate da imprenditori solidi. Abbiamo con noi l'ingegnere Franco Iachini. Buonasera. Buonasera. Presidente, mi sono permessa di fare un parallelismo con la società dell'Avellino, essendo d'Agostino un imprenditore affermato come lei. Lei è d'accordo con questo parallelismo? Mi sono spinta oltre. Ma io non so, il presidente D'Agostino lo conosco, sicuramente lui sarà affermato, io spero di divenirlo, di diventarlo come lui, non lo so. Però insomma, immagino, oggi tenere una squadra di calcio ci vuole molto coraggio, oltre ad essere, diciamo, imprenditori avveduti e non sprovveduti. Tra l'altro avete un altro punto in comune, che è quello di puntare sui giovani, perché so che anche lì nel Teramo il progetto comprende proprio questo. Sì, è vero. Su questo discorso credo che sia una delle prime cose che mi hanno insegnato, essendo io un novizio del calcio, sono entrato l'anno scorso. Credo che specialmente nella nostra categoria poter sostenere una squadra a un certo livello bisogna puntare sui giovani per cercare di fare qualche plusvalenza e continuare a sostenere la squadra sempre a un determinato livello, perché comunque la Serie C è molto costosa, ci sono pochi sponsor, o almeno nelle nostre piazze sicuramente è così, e i ricavi sono assolutamente minimali, quindi i presidenti devono fare veramente grossi sacrifici. Quest'anno e l'anno scorso in particolare il Covid ha segnato duramente molto nelle nostre stagioni. Penso che siano discorsi che si sono fatti anche dalle vostre parti, assolutamente. E quindi effettivamente un imprenditore deve valutare bene se scendere, quindi è come impostare una squadra, quindi puntare su dei giovani che poi possono cercare di fare qualche plusvalenza, cosa che in Serie C è molto difficile, più che altro perché a parità di giocatore in categorie diverse sicuramente vengono pagati molto molto di più, e questo è un peccato effettivamente, perché non si aiuta il calcio, specialmente non si aiuta queste società che poi sono effettivamente la vera linfa. Io oggi sono stato
a Sassuolo a incontrare l'amministratore delegato, quindi vertice della società, ma perché c'è un rapporto, diciamo, consolidato da più di qualche anno, con cui è una società che effettivamente ha un'ottima struttura, un'ottima organizzazione e anche un grosso parterre di giovani. Noi da loro abbiamo pescato l'anno scorso, speriamo di poterlo fare ancora, molti giovani, alcuni dei quali si stanno valorizzando molto bene e questo è importante. Presidente, voi non avete chiuso benissimo il 2020 dal punto di vista dei Sì. risultati. Ecco, cosa è successo al Teramo dopo un'ottima partenza e invece che Teramo si dovrà aspettare l'Avellino sabato? Beh, noi abbiamo fatto effettivamente una partenza molto scoppettante, siamo stati veramente bene su quasi le prime 11-12 partite di campionato, poi le ultime 6-7 sono state effettivamente, insomma, non all'altezza delle aspettative. Devo dire che alcune di queste potevano finire meglio, lì c'è stato un po' più un fattore di, diciamo, una mancanza di fortuna, perché in termini di gioco sono state belle partite e comunque sono state anche degli avversari valorosi, nonostante la classifica non dimostrasse il loro vero valore, però insomma anche un certo livello. Certo, le ultime partite sono state abbastanza brutte, specialmente l'ultima col Bisceglie, non pensavamo proprio di poter perdere quella partita. Lì sono stato proprio amareggiato, un regalo di Natale che non me l'aspettavo, ma non per demerito della squadra, diciamo che c'è stato anche un arbitraggio sfavorevole, però si dice sempre così quando si vuole nascondere qualche colpa. Però insomma la squadra dopo una partenza brutta poi ha iniziato a giocare bene, sono mancati due gol veramente banali da parte dei nostri attaccanti e a quel punto, come si dice, gol perso, gol subito, insomma. E ci siamo meritati quel gol in un contropiede stupido, in fuorigioco, in netto fuorigioco, l'abbiamo visto in tantissime angolazioni, però purtroppo il calcio è così, ci siamo riportati a casa, è una bella sconfitta di fine anno che non ci voleva. Sull'Avellino, presidente? Sull'Avellino una grandissima squadra, dopo una partenza difficile, anche penso per il discorso Covid che ha avuto grosse problematiche. Noi fortunatamente di meno l'abbiamo subito rispetto all'Avellino, ha fatto una grossa rimonta, si è giustamente posizionata in quelle che sono posizioni che le competono sia per il blasone, sia per l'organizzazione, sia per il vostro mister, che mi dicono essere uno dei migliori della categoria, non solo del nostro girone, quindi insomma noi sappiamo di fare una partita molto impegnativa, forse una delle più impegnative del nostro campionato. E lo aspettiamo con deferenza, ma sicuramente anche carichi di poter cercare di riscuotere, di riscattarci, scusate, da prestazioni deludenti, più che altro per i nostri tifosi. Presidente, una domanda in chiusura. Un episodio, le ricordo, del girone di andata, cioè il presidente Caiata che viene letteralmente bersagliato dai tifosi. C'è una linea quindi piuttosto sottile tra la squadra è della città e la squadra è dei tifosi. Lei penso che nella veste di presidente può rispondermi. Assolutamente, ma vede, purtroppo questo è il destino sfortunato dei presidenti. Il presidente Caiata è un caro amico, lo conosco personalmente, ci siamo visti diverse volte anche di persona, ci sentiamo spessissime volte al telefono per discutere di materie di calcio prevalentemente, perché lui è una persona impegnata nel direttivo della Lega e quindi è una persona che ha portato anche avanti molte nostre istanze. Quindi, e devo dire che l'episodio cui lui ha subito è un episodio veramente deplorevole, che molti presidenti purtroppo subiscono, nonostante lo sforzo, perché purtroppo il tifoso a volte dimentica, non razionalizza effettivamente quello che fa. Lo si può comprendere fino a un certo punto.
perché comunque io ricorderei a queste persone che quando usano parole molto forti nei confronti di una presidenza, devono prima di tutto contare fino a 10 e ricordare tutto che se la squadra del loro cuore sta giocando anche a livelli bassi, ma comunque sta giocando in queste categorie che sono veramente drammatiche dal punto di vista economico per sostenerle, bisogna sicuramente forse contare non solo a 10 ma fino a 20 prima di poter dire è giusto fare quell'imprecazione. Quindi sì, anche io sono bersaglio di moltissimi, non di moltissimi, devo dire di pochi e sempre degli stessi purtroppo tifosi che cercano di scaricare le proprie repressioni contro la presidenza, perché poi dopo io l'ho detto nella mia ultima conferenza stampa, quando la squadra va bene il merito è sempre degli allenatori, dei giocatori e di tutto quanto, del presidente non si parla mai, quando va male la colpa è sempre del presidente. Vabbè, non possiamo, dobbiamo essere abituati a portare la croce. Duro destino dei presidenti. Grazie mille, grazie mille di essere stato con grazie noi presidente, e magari l'aspettiamo al Partenio per Avellino Teramo, chissà. Volentieri, no, io generalmente sono una persona, l'anno scorso sono venuto a Partenio, spero di venire anche quest'anno, insomma, se gli impegni lo permetteranno, ma insomma, dovendosi giocare di domenica sicuramente sarà facile che verrò a trovarlo. Aspettiamo. Grazie mille, a presto. Grazie mille, presidente. Buonasera. Franco Iachini del Teramo. Allora finiamo con una carrellata di domande per Simone Ciancio, se d'accordo. Alcune me le hanno anche qui. Ho una mitragliata, è diverso. Ma io mitragliata ne, meglio. Io ne ho una cattiva comunque. Allora, Chiavellino vedremo a Teramo, so che non sei mago, però diciamo, no. Voi state faticando tanto adesso, mini preparazione, diciamolo che è importante anche questo. Sì, sì, ora siamo sotto con il lavoro fisico e da domani inizieremo a guardare come prendere il Teramo. Il mister ci ha già detto alcuni aneddoti, che loro partono forte, soprattutto i primi 15 minuti sono una delle squadre che ha fatto più gol, quindi dobbiamo stare attenti. Beh, stare attenti, poi ci sono altre, la promessa, non dimentichiamo. Ah, perché lui, cosa, tra l'altro... Posso fare una cosa, prima che mi dimentico e poi... Vai. Volevo, ci sono i messaggi questa sera, è non vero. Li abbiamo letti. Chiedo scusa a tutti i nostri telespettatori, però a questo punto volevo salutare chi ci ha scritto. Carrellato a Giulio Cipolletta, Michele Giordano, Gabriele De Vito, Paolo Villaricca, Roberto Grigi, Rocco Cooper Pepe, Ottavio Picillo, Stefano Marciano, Mauro Dognacuo, Luigi Del Gaudio, Giovanni Mancino, Donato Castagno, che come sempre ci segue da San Gerardo a Maiella, Antonio Mazza, Gianmario Giodir Dello Russo e Albi Pirone, è l'unico che voglio leggere perché dice Simone è mio fratello, lo conosci? sì, lo conosco. Ok, bene, ok. Salutiamo tutti. Allora, sì, salutiamo. Detto di come ci arriva l'Avellino alla sfida contro il Teramo, devi sapere che ogni tuo collega che viene qua fa una promessa in caso di Serie B, facendo gli scongiuri ovviamente. Cosa fa Simone Ciancio se la rinnova in Serie B? Cosa ti senti di fare? Non so. Cambia i calzini. No, perché? No, al contrario. Non cambia i calzini. Metti i calzini sotto i calzettoni verdi, questi no, qua. No, non lo so, boh, qualsiasi cosa, l'importante è portare l'Avellino. Ricordiamo quella di Miceli, che è stata la più pesante. Quella che ci ha lasciato proprio sempre, più sconvolti. Che gira nudo per la città, è pronto a farsi una corsa nudo, sì, per il corso. Vabbè, non di è un bel Avellino. Vedere, però. Infatti De Francesco ha detto io sarò dietro a coprirlo. A fare il video. Poi volendo entrare un po' nello spogliatoio, me le hanno richieste, gliele facciamo a Simone Ciancio. Chi è il più simpatico dello spogliatoio? Vogliamo sapere. Riccardo Maniero, il più non te l'aspettavo, questa non se l'aspettavo. Non ho fatto previsioni. Il più antipatico, per noi di antipatico, forse quello più taciturno, un po' più chiuso, ecco. È Mario, però è il più simpatico, solo che riusciamo a capirlo poco. Nicolic, sì. Vabbè, all'attenuante ovviamente della lingua. Il più pazzo. Allora, i pazzi sono tutti i portieri pazzi. Però secondo me il più pazzo è G. Silvestri. Quindi? Lo aveva questo detto, te l'aspettavi. Lo aspettavo perché l'avevo detto anche. Mi dicono che anche quello che Mister Braglia riprende di più. È Bacchetta, sì, perché è quello un po' più, tra virgolette, indisciplinato.
Dino, deve aspettare. Sì. Tu. Ma lo disse Braglio una volta che va, parte all'improvviso, parte, va via così, vabbè, allora fermo l'altro difensore per così coprire questi colpi di genio. Vabbè, comunque, a volte ha fatto anche delle sgroppate molto interessanti. Ce l'ha, sì, questa cosa. Sì. Grinta, poi qui anche borsa. Sulla difesa, Dino, adesso non abbiamo tempo, però bisognerebbe capire poi con l'arrivo del terzino chi sono i due centrali che giocano, con l'arrivo di Giannis. Vabbè, insomma, abbiamo tanto di cui parlare, un bel po' di lavoro, dai, tanto dai, da studiare. Silvestri, diciamo. Miceli, Giannis, c'è un perfetto terzetto a tre, però. Sì. Torniamo di nuovo al discorso. Poi mi scontenti Ciancio che va a giocare a 5 sulla fascia. 5 sulla fascia, per caso. Ci può giocare. Non so se hai visto l'orario. Beh, hai buttato l'orologio. No, ho buttato anche l'occhio e ho visto che siamo in chiusura. Beh, direi di sì. Via con la. Qui ci vorrebbe un jingle ogni volta che vedi, partire. Vedi che anche tu vuole siglette. Vedi che anche tu vuole siglette. Ringraziamenti e saluti. Siamo in chiusura. Cominciamo con il ringraziare Simone Ciancio. Ciao, grazie, Simone, grazie. Grazie per essere stato qui. Grazie mille a Dino Manganiello. Ciao ragazzi, grazie a voi. Alla prossima. Ciao. Ringraziamento come sempre in regia a Emanuele Angheloni e a Vittorio Terranova. Grazie mille ad Alessandra Vaccaro. Eppure non mi avete fatto fare la domanda cattiva a Ciancio. La vuoi fare? No, no, me la conservo. Me la conservo. La conservo? Sì. Simone, prepara anche tu, così un po' ti arriverà questa infamata all'improvviso. grazie a Pellegrino Marciano. Grazie a te Leonardo D'Avenia, grazie a tutti voi che ci avete seguiti. L'appuntamento con Contatto Sport è per lunedì prossimo, sempre alle 21.05. Sabato si torna a giocare, finalmente, che bello! Si va a Teramo, l'appuntamento è con Stadio e Studio alle ore 17, perché la partita è alle 17.30, quindi ci vediamo sabato con Stadio e Studio dal Bonolis di Teramo. Per Contatto Sport è tutto per stasera, ci vediamo lunedì prossimo, buonanotte, ciao! Ciao. Questo programma è offerto da